Per metabolismo si intende l'insieme di tutte le reazioni attraverso le quali la cellula ricava l'energia e le sostanze necessarie a svolgere tutte le sue funzioni vitali. Queste reazioni vengono organizzate in maniera tale che il prodotto della reazione vada a costituire il reagente della reazione successiva. Queste reti di reazioni costituiscono le vie metaboliche. Le vie metaboliche possono costituire percorsi chiusi a ciclo, lineari o ramificati. Queste reazioni vengono catalizzate da speciali proteine, gli enzimi. Gli enzimi permettono di accelerare la velocità di reazione. Il metabolismo può essere diviso in catabolismo e anabolismo. Nel catabolismo, le molecole più complesse presenti negli alimenti vengono scisse, fornendo energia, in gran parte sotto forma di calore. Nell'anabolismo, le molecole più semplici vengono unite, andando a formare molecole più complesse, grazie all'energia ricavata nella fase catabolica e immagazzinata sotto forma di ATP. La cellula è in grado di regolare il metabolismo. Lo fa attraverso gli enzimi, sintetizzando e rielaborando le molecole complesse che trasportano energia utilizzando reazioni accoppiate. Le reazioni accoppiate sono di fondamentale importanza. È grazie ad esse, infatti, che l'energia ricavata dalle reazioni delle vie cataboliche viene conservata sotto forma di ATP e riutilizzata per fare avvenire le reazioni delle vie anaboliche. Purtroppo il metabolismo può essere alterato sia a livello cellulare che a livello di organismo. Nell'uomo può essere alterato sia da stili di vita non corretti che da particolari patologie. Tra i disordini metabolici più comuni troviamo l'anoressia, la bulimia nervosa e l'obesità. Essi sono veri e propri disordini alimentari.